Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video dell'Angolo Astronomico. Siamo al mese di novembre e inizia ormai il countdown per la fine della nostra rubrica. 5 oggetti da osservare quest'oggi, solo 5, sono pochi, sono di difficoltà media, diciamo, perché ce ne sono alcuni molto visibili. Ovviamente la galassia di Andromeda e anche direi che M34, si tratta di un ammasso abbastanza visibile. Gli altri tre potrebbero destare qualche dubbio sulla loro facilità. Quindi andiamo innanzitutto a partiamo dai primi due, che sono M31 e partiamo da M34, perché M34 è un ammasso aperto abbastanza semplice, giusto per capire dove siamo. Guardate, siamo praticamente allo zenith, ok? Abbiamo questo, qui c'è il Perseo, Mirfak, e poi parte quella linea da Perseo, 2-3 stelle di Andromeda, poi Pegaso e si va avanti, però comunque si termina con la stella del Pegaso, ma insomma è una serie di 4 stelle molto ben visibili. Questa di Andromeda è molto meno visibile, però da cieli inquinati, anche da cieli inquinati, queste 1, 2, 3, 4 e 5. Questa è una striscia di stelle che riuscirete a vedere verso lo zenith. Avete la W di Cassiopea che vi indica, cioè sotto la W praticamente trovate questa sottolineatura della W, e qui troverete il Perseo, Mirfak ovviamente, Algol, una bellissima stella, fra l'altro una stella binaria Stella binaria, vedete qui, stella binaria ad eclisse, significa che dalla Terra prospetticamente riusciamo a vedere il passaggio della stella, delle due stelle che si offuscano, e quindi risulta anche più o meno brillante a seconda del periodo in cui la si osserva. Una bellissima stella Algol. Da Algol si sale, è facilissimo, verso M34. M34, magnitudine 5,20, un bel ammasso, uno dei tantissimi belli ammassi del Perseo. Guardate un po' accanto a Mirfak, attorno a Mirfak che cosa si scatena. Ad ogni modo, M34 è un ammasso abbastanza semplice da trovare, così come è abbastanza semplice da trovare M31. Dai cieli buoni, dai cieli bui, si vede addirittura a occhio nudo. Altrimenti, per chi non avesse quella fortuna, comuni mortali, io mi ci metto dentro perché vivo in città, si parte da Milak. Milak, come la si trova? Abbiamo fatto un video anche, fra l'altro, di su M31, su come trovare la galassia di Andromeda. Vedete la W di Cassiopea? Ecco, la seconda V punta a Milak. Da qui si sale, una e due, sono stelle tutte quante visibili a occhio nudo, di solito. Raggiunta la seconda, a ore 2 si trova la galassia di Andromeda, M31. Però, come vedete, M31 non è l'unico oggetto, scusate un attimo, non è l'unico oggetto da osservare, perché accanto ce ne sono altre due di galassie, e sono M32 e M10. Ora non spaventatevi, M10 è certamente più semplice da vedere di M32. Dico non spaventatevi perché la magnitudine è magnitudine 8 per M10, magnitudine 8 per M32. M31, magnitudine 3,44, come ho detto, è visibile a occhio nudo. Non
Non spaventatevi, M10 è semplice, è staccata dall'alone. M32, non pensate di riuscire a vedere tutta la galassia di Andromeda. Cioè, è difficile riuscire a vederla tutta. Bisogna essere veramente in cieli straordinariamente bui. M32 si trova qui. E la si trova perché è abbastanza brillante, ovviamente, ma è anche interna, è molto vicina, molto più vicina al nucleo rispetto a M110. Quindi, quando andremo a osservare M31, vedremo M31. Dobbiamo cercare di scorgere 1 e 2 aloni che stanno attorno al nucleo di M31. Il nucleo di M31 è quello che vedremo. Vedere i bracci di M31 li si vedono dalla montagna, da luoghi del genere, e ovviamente da questi posti qui, da cieli molto bui, si riescono a scorgere anche M32 e M110 senza troppi problemi. Fatto questo, quindi fatto il passaggio da M34 e passati a M31, M32 e M110, non rimane che arrivare a M33. M33 la si trova seguendo la stessa linea trovata per la galassia di Andromeda, al contrario. Non è semplicissima, ok? Non è semplicissima. È una galassia. Allora, sotto abbiamo il triangolo, la galassia del triangolo, la vedete com'è? È un triangolo molto allungato e anche bello esteso in cielo. La galassia del triangolo io sono riuscito a vederla sotto cieli molto bui, quindi per fare questo tipo di osservazione andatevi a cercare un punto osservativo molto buono, molto buono. Qui dice magnitudine 5,72, la luminosità di superficie è 14,10. Ok? È molto, molto difficile da vedere. Non si vede da cieli inquinati, escludo a priori che si possa vedere da cieli inquinati. Bisogna andare su cieli di montagna. È una galassia molto estesa, cieli di montagna, cieli bui, cieli scuri. È una galassia molto estesa, però è effettivamente una bella galassia, da osservare anche. Quindi, per l'osservazione di novembre, M34 vicino a Algol, tra Algol e Almach praticamente, ricordiamo 1, 4 e 5, sono 3, 5 stelle, una sottolineatura della W di Cassiope. M31 con M32 ed M110, M32 sotto, M110 sopra, molto vicine, molto vicine al nucleo. Dovete semplicemente trovare i due aloni ed M33. Quasi simmetrica rispetto alla galassia di Andromeda e Mirac. M33 che è probabilmente l'oggetto più difficile da vedere di tutti quelli di novembre. Quindi cercate un cielo buio, cercate un cielo che sia degno di questa galassia perché ne vale la pena. E a questo punto ci vediamo il mese prossimo per la conclusione di questa rubrica. Un caro abbraccio a tutti, ci vediamo al prossimo video. Mettete il vostro like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al nostro canale se siete interessati a ricevere gli aggiornamenti e i prossimi video. Un caro abbraccio a tutti.